Benvenuti, abbiamo un nuovo episodio su Leggende Pokémon Arceus. In quello precedente abbiamo iniziato a solcare i mari con il nostro Basculigion per andare a salvare nell'isola Mangiafuoco il Growlithe di Hisui rapito dalle tre brigantesse. Poi, come sapete, Growlithe si è evoluto in Arcanine di Hisui, un Pokémon che io francamente ho adorato, quindi non vedo l'ora di inserirlo all'interno della mia squadra. Fatemi sapere naturalmente voi cosa ne pensate, qual è tra tutti i Pokémon regali che abbiamo visto fino a questo momento il vostro preferito, e sappiamo già anche quale sarà il prossimo, perché Soruan ci ha già dato il prossimo incarico, ovvero placare l'ira questa volta di Electrode, che sarà immagino un Electrode di Hisui, quindi un altro Pokémon nuovissimo. E poi chissà, ci sarà l'ultimo, lo scopriremo insieme, e dobbiamo anche scoprire qual è il mistero che si cela dietro a questo squarcio, perché da quello squarcio appaiono questi fulmini che colpiscono i Pokémon regali e li fanno infuriare. C'è qualcosa sotto, decisamente sì. Allora, prima di andare verso Electrode, però, ci hanno dato appuntamento qua nell'area di prova, l'area allenamento, se non sbaglio l'hanno chiamata. Quindi andiamo a vedere, magari una nuova tecnica, qualcosa di nuovo, chissà. Shadow, questo gentiluomo è Andy, il capitano che si occupa di Snizzler. Provvederà a guidarti da lui. Snizzler. Io conosco Sneasel. Oddio, una nuova forma, evoluzione? Ok. Mi presento di nuovo. Mi chiamo Andy e sono un capitano. Mi scuso per la mia intrusione di questa mattina. Mi dicono che la tua destinazione finale è Electrode. In tal caso, avrai bisogno di passare per Snizzler. Tuttavia, bisognerà vedere se Snizzler sarà disposto ad accettarti. Dovrai passare per... Lo scopriremo solo una volta al suo cospetto. Ebbene, avviamoci verso il Monte Corona, procedendo con prudenza. Si parte! Sai, tu e Andy avete qualcosa in comune. Nessuno sa da dove venga. Lui stesso non ricorda nulla del suo passato. Forse lavorare a stretto contatto con te potrebbe aiutarlo a recuperare la memoria. Anche questa volta conto sul tuo aiuto. So che non mi deluderai, Shadow. Snizzler. Se si pronuncia così, poi. Nel caso chiedo venia. Ci dobbiamo presentare al suo cospetto. Va bene. Il perché lo capiremo dopo, credo. Eccoci qua, nuova zona Pendici Corona. Andiamo. Beh, dovremmo essere teoricamente più vicini allo squarcio spazio-temporale. Mi sembrava più o meno al centro della mappa. Eccolo qua. Credo proprio di sì. Shadow, my dear, ti do il benvenuto alle Pendici Corona. I monti non sono altro che grossi massi. E vista la conformazione del terreno, possiamo aspettarci numerosi Pokémon di tipo roccia e di tipo terra. Quello che vedi laggiù, sovrastato dallo squarcio spazio-temporale, è il Monte Corona. Si ipotizza che l'intera zona sia pervasa da un campo magnetico che influisce in qualche misura sui Pokémon. Oh, così breve il dialogo? Mi stupisci. Laven. Ok. Altura del divino. Allora, qui per il momento nessun Pokémon nuovo. Che strano. Luxray. Ah, non è Alpha, ok. Pensavo fosse Alpha. No, nessun Pokémon nuovo. Vabbè, ce ne saranno magari dentro o comunque in giro per questa zona, sicuramente. Gli lanciamo... Ma sì, dai. Esce il Pokémon, vediamo chi c'è. Gravaler. Vabbè, fugo. Yes. Teoricamente si andrà avanti comunque con... Esatto, esemplari visti saltare fuori da depositi minerali, quindi serve anche per quello. Poi potete anche fuggire se volete, però... L'Electrode che cerchi è noto a Hisui come il re delle grotte. Confesso che mi sembra alquanto diverso dagli Electrode di cui ho memoria. Tuttavia, le scariche elettriche che rilascia sono ugualmente nocive. Avvicinarsi incautamente sarebbe pericoloso,
potrebbe tornarti utile catturare Pokémon su cui l'elettricità non ha alcun effetto. Electrode è già irritabile di suo e ora ha perfino perso il controllo. Anche i Pokémon hanno i loro grattacapi. Concordo in pieno. La vita è tosta sia per i Pokémon che per gli esseri umani. Ah. Ehi, la Andy, capitano del Team Perla. E ciao pure a te, trovatello del Team Galassia. Il solo fatto che vogliate incontrare Electrode, il magnifico re delle grotte, è oltraggioso. Ma io sono un uomo dal cuore tenero, quindi vi permetterò di dimostrarmi se ne siete degni. Non illuderti, sarò il più grande ostacolo che tu abbia mai incontrato. Lascia che ti spieghi la mia geniale teoria. La collera dei Pokémon regali è il segno della benedizione del Sommo Sino. Mi sembra più che chiaro, dato che la collera li ha resi molto più forti. Dovremmo esserne lieti. Sono certo che far scatenare i Pokémon regali sia necessario per dimostrare al Sommo Sino la rettitudine del Team Diamante. Anzi, posso affermare con sicurezza che è proprio per far sì che ciò avvenga che io sono venuto al mondo. E io adesso. Ma soprattutto un Electrode che rilascia elettricità nel profondo delle montagne è un motivo sufficiente perché il Team Galassia venga ad impicciarsi? Ti consiglio di tornartela al villaggio Giubilo, da bravo, addio. Non credo. Questo modo di pensare denota profondo egoismo. Non sembra considerare la sofferenza che provano i Pokémon in preda alla collera. Shadow, cosa vuoi fare? Ci aspetta un tragitto irto di pericoli, ma il mio motto è guidare con prudenza. Per raggiungere Snizzler è necessario percorrere la grotta labirinto davanti a noi. L'interno è gremito di Golbat, dei Pokémon che si trovano perfettamente a loro agio nell'oscurità. Il buio rende pressoché nulla la visibilità, ti invito a procedere con cautela. Oh. Un luogo buio. Entriamo. Un tipo dungeon. Questa sì che è una sorpresa. Le torce della grotta sono scomparse. Ah, non sarà un tentativo di sabotaggio da parte di Melio? Ma non hai nulla da temere. Conosco bene il tragitto. Ti condurrò comunque al capolinea. Né tenebre né tempeste potranno deragliare il nostro convoglio. E ora, fai bene attenzione a non Non ho letto. Perché ci sono questi puntini intorno al nostro corpo? Mi sovviene di aver... Sì, vabbè, ciao, buonanotte. Non riesco a ricordarne il nome. Credo fosse un Pokémon che usava il fuoco. Se adesso fosse qui con me, potrebbe illuminare per noi questa buia via. Cerca di non accumulare ritardo. Dobbiamo rispettare... Va avanti da sole con i dialoghi, non che schiaccio io. Effettuiamo una breve fermata qui. Rivela la presenza di un Crobat Alpha alla tua destra. In ogni caso dubito che possa costituire un impedimento al transito. Vista la scarsissima visibilità, sono comunque costretto a effettuare una deviazione. Mi scuso per l'inconveniente. E se invece noi... No, eh? Peccato. Rimembro ora un uomo che somigliava a me. Credo parlassimo di Pokémon e... C'era una frase che lo caratterizzava. Diceva qualcosa come "Soprattutto adoro vincere". Stiamo per raggiungere il capolinea, vale a dire l'uscita della grotta labirinto. Sento che nel mio cuore alberghino ricordi a me preziosi, benché sfuggano alla mia memoria. Giunti a questo punto possiamo considerare il viaggio quasi concluso. Vedi già? Oh, ecco! Meglio riaccendere le torce e fare luce. Altri viaggiatori in transito ne avranno bisogno per procedere in sicurezza. Shadow, sembra che tutte le torce siano accese ora. I controlli di sicurezza sono stati eseguiti. Prepariamoci alla partenza. Seguendo il tracciato indicato dalle torce, giungeremo a destinazione. Ok. Ma se io torno indietro e vado da Crobat, perché Crobat, cavolo... poi mi perdo, Minerali, eh beh, qua ci sono minerali.
Quello cos'è? Ah, un unknown. Ok. Per quelli faremo probabilmente una guida, quindi adesso li lascio lì. Ora mi rimetto sulla giusta via, eh. Boh, magari era più indietro quel Crobat. Non lo so. Prendo un po' di minerali, che questi fanno sempre comodo per la creazione delle bolle, lo sapete. Ok. Vai, andiamo. Qua abbiamo un Golbat, qui acqua alta, Basculigion. Basculigion. Ci sono altre vie. Qui c'è un Pokémon, qualcuno mi ha visto. Sarà quel Golbat, esatto. Oh, Gible. Vabbè, prendiamolo, no? E anch'io stupido che ho lasciato di Sidway. Che vecchia. Allora, Gelopugno li stende, in teoria. Poi abbiamo Carineria. Andiamo Flotsol? Vai. Prima attacchiamo Golbat, che è quello che mi dà più fastidio. Allora, ZL, ok. Gelopugno potente, perché non lo so se basterà in realtà, però... basterà. A Gible invece proviamo subito con una Ultra Ball, perché qualsiasi altro attacco potrebbe tirarlo giù. Quindi Ultra Ball oppure anche la Gigaton Ball. Tra l'altro non so se in combattimento questa è efficace, perché è efficace da vicino, no? Qui non so come è considerato così. Vicino? Non lo so. Ma in teoria dobbiamo prenderlo, eh. Al 23, ok. Ecco Gible. La nostra prima cattura del giorno. Buono. Usciamo? Di già? Vabbè sì, stiamo tipo risalendo. Riemergendo. Il professor Laven mi ha informato che sei caduto dal cielo. Anch'io mi sono ritrovato improvvisamente a Isui, una terra a me del tutto sconosciuta. L'unica cosa che ricordavo di me era il mio nome. Mi sentivo estraniato e confuso, mi sembrava di non riuscire a muovermi. Poi il Team Perla mi ha tratto in salvo. Avendo dimostrato una certa affinità con la natura e i Pokémon, sono stato nominato capitano. Ma non so ancora bene che ci faccio in questo mondo. Oh, mi scuso per queste inutili chiacchiere, avanti tutta. Ha una storia simile alla nostra, allora. Heracross. Ci proviamo? Non volevo perdere tutto questo tempo con i Pokémon selvatici, dannazione, ma... quando ne vedo uno nuovo, almeno lo voglio catturare, almeno quello, eh. Tra l'altro qui le zone sono ancora molto ristrette, per il momento. Golduck, sì, mi serviranno sicuramente per il Pokédex, per gli incarichi, ma non ora. Mi fermo giusto sopra i Pokémon nuovi. Sopra, vabbè. Ecco qua. Capitano. Ma tu guarda questi. Come vi è saltato in testa di rimettere a posto le torce che avevo fatto sparire? Avete mandato in fumo il mio nobile gesto. Il quale nobile gesto parli, di grazia? In quelle condizioni era impossibile transitare. A quanto pare essere entrambi capitani non significa che la pensiamo allo stesso modo, eh? Ho spento le luci per i Pokémon. Preferiscono l'oscurità, genio. E dei barbari come voi vorrebbero incontrare il re delle grotte Electrode? Dopo aver snobbato in tal modo il mio gesto di gentilezza? Ma scherziamo? Aprite bene le orecchie, se volete passare di qui dovrete prima sconfiggere il mio compagno. Shadow, cosa vuoi fare? Jebenzo mi. Vai, Skunk Tank, e fagli annusare il tuo tanfo letale. Contento te. Te possiamo usare noi il tanfo.
La roccia scura? La roccia scura è potente, te la sei meritata. Ma boom. Brutto colpo. Nice. Altri Pokémon? Pagliaccio. Non ti montare la testa. Skunktank e io non abbiamo ancora gettato la spugna. Ma per ora lui ha bisogno di tempo per rimettersi in sesto, quindi abbandoniamo il campo. È una cosiddetta ritirata strategica, in pratica un cambio di rotta. Ma tu non abbassare la guardia, te lo sconsiglio. Che individuo vivace. Mi chiedo quale sia il suo intento. Comunque è meglio affrettarsi verso la cava degli antichi. E andiamo avanti. Bello. La cava degli antichi. Gli antichi abitanti della regione venivano qui a estrarre le pietre per costruire i loro templi. Mi chiedo se esseri umani e Pokémon lavorassero fianco a fianco o se i Pokémon semplicemente lavorassero per loro. Le pietre testimoni di quel lontano passato ci faranno da protezione contro i Pokémon ostili. Andy! Oh, Parish. Tu sei Etelo, se non ricordo male. Come posso esserti d'aiuto? Vorrei farti una domanda sulla tua amnesia. Credi sia dovuta allo squarcio spazio-temporale? Ne dubito, e se anche fosse non potrei saperlo, la mia memoria sembra del tutto obliterata. Non ricordo nemmeno da dove vengo o se avessi una famiglia. Perciò credo sia meglio che tu ti rivolga a Shadow. Capisco, ti auguro di poter recuperare la memoria un giorno, caro Andy. Dimmi, Shadow, hai qualche ricordo precedente alla tua caduta dallo squarcio spazio-temporale? Vi era forse qualcosa al suo interno? Abbiamo già detto più volte di no, in realtà. Però... diciamo sì, dai. Cioè che non ci ricordiamo. Personalmente ritengo che vi si possa trovare l'origine di quei fulmini inspiegabili. E beh, appaiono da lì. Stando alle mie ricerche, lo stesso squarcio spazio-temporale si aprì in un lontano passato, ed è questo il motivo per cui il fenomeno è conosciuto ancora oggi. Quanto a un eventuale mondo che potrebbe trovarsi oltre i suoi confini, la mia ipotesi è che si tratti del regno in cui risiede il Sommo Sinnoh. Ma se così fosse, perché lo squarcio spazio-temporale si era chiuso in passato, si è adesso riaperto? E soprattutto, per quale motivo ne è fuoriuscito Shadow? Ah, ci sono troppi interrogativi. Etelo, mi auguro di cuore che tu possa fare luce su questo mistero. Porterebbe serenità a tutti coloro che temono la collera dei Pokémon regali. Per me la sicurezza degli abitanti del luogo è la priorità. Mi duole deluderti, ma il sottoscritto è solo un appassionato di rovine. La persona più adatta per le indagini è Shadow. E su queste note vi saluto. Arrivederci. Superato questo punto saremo vicini alla stazione finale. Proseguiamo veloci, ma con cautela. Veloci, ma con cautela. Attacco sorpreso. Bronzong. Questa è efficace, no? Questa? Mi ha addormentato, ma vediamo se riesco a prenderlo. Yes, ok. Perfetto. Qui. Di Ursa, non ci interessa. Ursaring nemmeno. Qui però si possono completare facilmente gli incarichi.
Anche se credo di essere abbastanza avanti con gli Ursaring, visto che li ho visti in una comparsa massiccia, quindi ne avevo catturati diversi. Facciamo che arrestiamo un attimo Decidueye, mi dispiace tenerlo così. Crea qua un sacco di robe, ragazzi, perché si possono comprare le ricette al villaggio Giubilo. Ma non posso fare niente. Non è abbastanza materiale. Cosa manca? I porri. Eh sì, in effetti è un po' che non li raccolgo, vabbè. Oh, un membro del Team Galassia, ti stavo aspettando. Sono qui perché ho sentito che avete intenzione di installare una base nella zona. Ma a quanto pare un Bronzor sta intralciando i lavori. Tuttavia non dà segno di voler attaccare, sembra solo che cerchi di richiamare l'attenzione. Ma non possiamo semplicemente ignorarlo. Potresti scoprire che intenzioni ha? Mi faresti un favore? Ah. Aspetta. Ah sì sì, ok, fa parte della missione principale. Potrebbe esserci qualcosa in quella direzione. Albero. Dai. Cherrim. Oh, mi serve un sacco questo per... una missione secondaria. Oh no, si è trasformato. Ah no, va bene, lo stesso in realtà. Che si fa qui? Non ci voglio credere. 10 minuti. Gli ho lanciato non so quante ball. Mi ha sconfitto 3 o 4 Pokémon. E... niente. Vabbè. Non è entrato. Non lo so. Così di vita, rossa. Gli avrò lanciato 10 Ultra Ball. Niente. Non è entrato. Neanche i Pokémon Alpha mi hanno dato tutti questi problemi. Va bene, evidentemente la missione dei Cherrim l'hanno fatta così a bastardo proprio. Non te la fanno completare. Bronzor è volato improvvisamente in questa direzione. Ah, c'è un altro Bronzor, ed è ferito. La situazione è grave, dobbiamo soccorrerlo subito. Bene, ora dovrebbe essere fuori pericolo. Quindi quel Bronzor stava cercando il suo amico. Grazie a te siamo riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi. Forse è il caso di prepararsi con più attenzione del solito, se anche i Pokémon che popolano quest'area capita di rimanere feriti. Per fortuna io vendo ogni sorta di merce, non esitare a fare scorta di ciò che ti serve. L'autoguarda, mentre parlavamo hanno finito di installare il campo base. Beh, allora ti saluto. Però... che velocità! Bastardo di un Cherrim, ragazzi. Mai successa una cosa del genere. In questo gioco i Pokémon non sono mai stati un problema. In termini di catturare, no? Li ho presi tutti piuttosto facilmente. Anche quelli alfa, va bene. Ci ha voluto un po' di tentativi, magari per alcuni, quelli più livellati. Ma niente di che. Cherrim, così dal nulla. Vita rossa. Ultra Ball su Ultra Ball mi è uscito di continuo. Va bene. E guardate qua, poi, ha fatto fuori praticamente tutto il team. Perché a forza di lanciare le bolle, chiaramente subivo danni. Va bene, comunque. Niente. Così. Come puoi vedere, le scarpate sono estremamente scoscese. Nessuno potrebbe mai sperare di scalarle con le proprie forze. Tuttavia sono certo che potrai avvalerti dell'assistenza di Sneasler. Saprà condurti in cima alla scarpata più rapido di un Intercity. È come se conoscesse una di quelle mosse MN, scala roccia ad esempio. Ma cosa dico? Non esistono mosse MN a Isui. Mi sento come se stessi quasi per ricordare qualcosa. Chi ero io prima di giungere a Isui?
Se sei caduto dal cielo è perché molto probabilmente provieni da un altro mondo. Sento che sfidandoti potrei recuperare sprazzi di memoria. Shadow, ti prego di accettare la mia sfida. Ebbene, in carrozza, Machoke, che si parte. Machoke. Oddio, che ho davanti? Clevor? Male. Se ho Clevor, male. Nice. Sì, oddio, te le amava. Ah, mossa potente, tra l'altro. Precisione 100. Vai. Dovrebbe bastare. Bene. Magari riuscivo a farcela anche con... Chi è che me ne è rimasto? Luxray. E? Decidueye. Ridotto a metà vita. Era un po' rischioso. Aia. Noto che comunque gli allenatori qui sono più intelligenti, eh? Mandano Pokémon con mosse super efficaci e così via. Va bene. Però, questo non resiste, amico mio. Infine. No, l'ultimo Pokémon, Gliscor. Attacco rapido. Due attacchi. Ne vai. Un Pokémon mi deve sempre crepare in tutte le battaglie. Sempre, sempre, sempre. Allora, Floatzel l'abbiamo ghiaccio super efficace e Hydro Pulsar. Direi che è la scelta migliore. Attaccheremo per primi? In teoria sì. Allora, vado gelo pugno. Sì, gelo pugno. Prego. Che io. Yes. Ok. A posto. Fantastico, complimenti. Grazie ai tuoi sforzi hai brillantemente raggiunto la destinazione. Ebbene, ora permettimi di convocare Sneasler. E vediamo. Anche lui con il flauto? Ma è un... Oddio, è un Pokémon del poche passaggio? Oddio. Non lo so se mi piace. È slanciato. Shadow, hai davanti a te Sneasler. Suoneresti il flauto per deliziare Sneasler con una melodia? Perché no? Ah, beh, serve per scalare le rocce, giusto? Poche passaggio, ok. Ci sono arrivato adesso, ho collegato ora. Perché l'aveva detto prima che c'erano pareti rocciose, eccetera. Sneasler ha imparato la melodia che hai appena suonato. Lastra fiele. Io mi fermo a questa stazione. Do ora il cambio a Sneasler, che scalerà la scarpata con te. Una volta raggiunta la cima troverai il re da placare. Io torno sui miei binari per dirigermi al villaggio Giubilo. Porgi per favore i miei ringraziamenti a Melio per averci concesso l'onore di affrontare le sue innumerevoli prove. In carrozza, si parte. Wow. Salire e scendere per le scarpate. Che bello. Beh, ragazzi, dirigiamoci dal Pokémon regale, da Electrode. Kimeko, va bene, qui. Oh. Qui ci sarà da divertirsi, ma non ora, resisterò alla tentazione. Allora, quindi, per risalire le cascate,
E le cascate sembrano notte. Per scalare le rocce e risalire le montagne. Bello. Noi siamo dietro. Oddio. Infatti stavo per dire, ma che cacchio, si è messo un costume? Siamo di dietro nel... Ah, quindi posso andare in giro anche così, sempre fisso. Però non correre, non fa niente, quindi non è molto utile. Se non per scalare, intendo. Ok, ok. Troppo bello. Posso anche cambiare direttamente, sì. Vabbè, vabbè, Shadow. Non guardare, resisti, chiudi gli occhi. Voltorb di Isui. Ma quello devo per... No, quello lo piglio, dai. Ci provo. Perlomeno. Te. Solo questo, solo questo. Poi torno. Ok. 58. Però. Ok. Nulla ci può più ostacolare. Ufficialmente non si era visto Sneasler. Assolutamente no. Si era visto Basculigion, Weirdir e Bravery. Per solcare i cieli. È l'ultimo. Penso. Ultimo Pokémon che ci manca. Cambio, non si sa mai. E qui ci sfida di nuovo, eh. Benvenuto all'arena Cogliluna, il sito regale di Electrode. Ho tentato di fermarti, è vero, ma sotto sotto speravo che tu arrivassi fin qui. Forse sono le contraddizioni dell'animo umano ciò che ci spinge a maturare davvero. Io, Melio, membro del team Diamante, non desidero altro che compiacere il sommo sinno dal momento in cui sono nato. Forza, se pensi di poter battere un capitano desideroso di proteggere il suo re, ti concederò la possibilità di provarci. Via, Skunktank, fagli annusare di nuovo il tuo tanfo letale. Eh no, prima gliel'abbiamo fatto annusare noi il nostro tanfo letale. Allora... Va bene. Mi sta veramente antipatico questo Melio, dico la verità. Tra tutti i capitani è quello che ci sta complicando le cose più di tutti. Tre Pokémon insieme? Va bene. Ursaluna, sei troppo grosso. Io Zubat... Se mi trovassi davvero un Pokémon del genere contro, me la darei a gambe, però. Anzi, a gambe no, perché vola, per dire. E ora? Scroopy? Esisteranno attacchi che colpiscono più... bersagli, non so, tipo vari terremoto, surf, strada qui. Fine lotta. E adesso? Fatti da parte, dai. Dobbiamo, cioè, portare avanti la nostra missione. No, non ho perso io, hai vinto tu. Sono due cose diverse. Ah, se solo avessi avuto più tempo. Più tempo per allenare la mia squadra e farla diventare ancora più forte. Ora capisco, ecco perché Damon dice sempre che il tempo è prezioso. Il Team Diamante e il Sommo Sinnoh sono vere fonti di saggezza. So già che cosa vuoi chiedermi. Vuoi sapere cosa piace a Electrode per fare delle Spellzen, vero? Mi spiace deluderti, ma non posso dirtelo. Se proprio ci tieni a sapere il motivo, è perché me lo sono completamente dimenticato. Oh, te la sei forse presa? Arrabbiandoti non risolverai nulla, sai? Vedo che Melio ti sta facendo dannare, Shadow. Perdonami, mi sono scordato di dirti qual è il cibo preferito di Electrode. Damon. Che vuoi? Guarda che ti ho sentito. Perché vuoi dirgli qual è il cibo prediletto di Electrode?
sei il leader del Team Diamante o no. Lascia perdere sta gentaglia del Team Galassia. Ascoltami bene, testa quadra. Hai visto o no in che condizioni è il re? Non provi nulla guardandolo soffrire a causa di quell'energia incontenibile? Ti sbagli, è in preda alla gioia per essere stato scelto dal sommo sinno. Chiunque deve affrontare delle prove per crescere, e queste comportano angosce e dolori. Stai dicendo che la collera dei Pokémon regali è una prova data dal sommo sinno? No, non credo proprio. Per questo aiuterò Shadow. I team non hanno importanza ora come ora. Anzi, non volevo limitarmi a dirgli che il materiale necessario è del minerale duro. Gliel'ho portato personalmente. Ora forza, Amelio. Muoviti a fare le sfere Zen per Shadow. E va bene, dopotutto sono pur sempre un capitano. Creerò queste sfere Zen. Cattivo Amelio. Ecco, ho creato una valanga di sfere Zen. Lanciale a Electrod senza riserve, ma ti avviso, la sua forza è sorprendente. Dubito fortemente che riuscirai a placarlo. E invece ce la faremo. Sei comunque così imprudente ad affrontarlo? Lo siamo. Ammetto che hai un certo fegato, ma ascoltami bene. Indugiare contro Electrod significa lasciarci le penne. Eccolo Electrode di Hisui. Beh, non è tanto diverso da quello normale. Diciamo che è simpatico, via. Così aggressive. E se porto quella scarica elettrica da lui? Oppure devo colpire con le sfere Zen. Cacchio. Queste scariche. Mamma mia, che casino. Non c'è modo per mandarle via? Svaniscono, un po' mi continuano a seguire all'infinito, non capisco. Lancio in capo un Pokémon e lotta. Oddio, chi è? Ah, il primo. No, ecco, non ho fatto in tempo, sapevo. Se esiti un attimo, se ne va la possibilità di lanciargli i Pokémon. Sbagliato. Dovevo lanciargli subito un Pokémon. Tanto bene o male, un po' di danno glielo facevo. E se anche me ne tirava giù, non era lo stesso. Vabbè. E niente, ci dovevamo rifare un altro bel po' di lanci. Ho buttato Clever. Paralizzato. Forbice X. Se va a segno lo shot. Brutto colpo tra l'altro, probabile, quindi. Oppa là là.
Ora sì, però ho sprecato prima la mia chance. Tra un po' ci rimetto le penne, eh. Più veloce di prima. Decisamente un Pokémon regale piuttosto. Doveva già essere finita, ma poco male. Ce l'ho fatta, mamma mia. Lastra saetta. Guarda com'è felice. Che disastro. È vero, ho collaborato alla creazione di quelle sfere, Zen. Ma ora che abbiamo perso la protezione del sommo sinno, mi rimane solo una gran tristezza. Perché? A me sembra che Electrode sia sollevato, ora che non soffre più. Tolto. Oh, andiamo, Damon. Dici così solo perché è questo che vuoi credere. Te lo dico io. Non me ne faccio nulla delle tue prediche, bello mio. Che pensi di fare se il sommo sinno se la prende con noi, eh? Arrivato a destinazione in orario. E tu perché sei tornato? Scortare Shadow nel suo viaggio mi è stato estremamente utile. Credo di aver recuperato parte dei miei ricordi. Si tratta di fatti relativi al mondo in cui immagino vivessi prima di perdere la memoria. Gran parte degli esseri umani laggiù è solita catturare i Pokémon e coltivare con loro rapporti di sostegno reciproco. Tra loro vi sono persone particolari, note a tutti come allenatori. Vale a dire esseri umani che mettono alla loro prova se stessi e i propri Pokémon, si impegnano con assiduità per arrivare alla destinazione scelta. Così facendo, gli allenatori raggiungono via via maggiore intesa non solo con i propri Pokémon, ma anche con le persone e i Pokémon che affrontano. Persone e Pokémon possono intraprendere insieme percorsi altrimenti preclusi. Se ci osteniamo a ritenere di non poter essere alla loro altezza o a temerli più del necessario, il progresso resterà per sempre fuori portata. Capisco, e il mondo da cui sei venuto tu è un posto simile, Shadow? Quindi esiste un posto simile. Capisco, ora mi è tutto chiaro. Non sono solo i Pokémon a dover essere forti. Anche l'incredibile meglio deve migliorarsi e diventare abbastanza forte da riuscire a guidarli e farli diventare imbattibili. E il giorno in cui avrò fatto onore a questo proposito, il sommo sinno sarà colmo di gioia. Damon, parlami di nuovo degli insegnamenti del sommo sinno tramandati nel nostro team. Ok, apri bene le orecchie. Non darti pena, non cedere alla rabbia. Sii per ogni creatura un amico fidato. Non darti pena, non cedere alla rabbia, poiché quando il sommo sinno è in pena, il tempo arresta il suo corso. Fantastico, complimenti!
Ognuno di noi impegnandosi con assiduità arriva di certo alla destinazione scelta. E la tua destinazione, Shadow, è il prossimo re. Ora mi congedo definitivamente e faccio ritorno al villaggio Giubilo. Mi auguro che il tuo esempio possa mostrare alla gente di Isui che i Pokémon non vanno temuti. I Pokémon non sono affatto creature pericolose. Con il tuo permesso mi avvio. Sorwana attende il mio rapporto. Rendere onore al passato per costruire un futuro migliore. Forse è questo che ci chiede il Sommo Sinnoh, padrone del tempo e creatore dell'universo. Io, meglio, affinerò la mia tecnica per far splendere Electrode più che mai. Porta a termine la sua missione. Allora, come al solito ragazzi, tenete botta ancora un po'. Resistete. Perché lo so, episodio lungo. Ma ormai è che abbiamo finito tutto questo discorso del re della grotta Electrode. Andiamo anche a fare il rapporto a Sorwan. Eccoci qua. Capisco. Quindi meglio pensa che il Sommo Sinnoh voglia metterci alla prova inducendo i Pokémon regali alla collera. Non so se questa teoria sia fondata o meno, tuttavia mi chiedo perché colui che chiamiamo Sommo Sinnoh scatenerebbe una simile collera nei Pokémon? È adirato per qualche ragione o forse vuole minare i rapporti tra esseri umani e Pokémon? Purtroppo non c'è dato comprendere i pensieri dei Pokémon. Eppure non posso fare a meno di domandarmi, cos'è questo squarcio spazio-temporale? Perché mai si è aperto? Ad ogni modo, credo che tu sia stanco. Vada alla tovaglia di lino e recupera le forze. Ho provveduto ad avvisare Rampei. Ti servirà il migliore mochi di patate che tu abbia mai mangiato. Tanto per cambiare, mochi. Mochi di patate. Oggi offre Sorwan. Che pregevole aroma. Come può l'appetito di un uomo venire stimolato a tal punto? E pensare che in genere il capo non fa che sottolineare che dobbiamo risparmiare finché il villaggio non raggiungerà una certa stabilità. Right, ma l'ho udito dire che i progressi nelle ricerche hanno condotto a una più efficiente raccolta di materiali. Chi l'avrebbe mai detto che qualcuno giunto a uno squarcio spazio-temporale avrebbe soccorso la gente di Isui? A questo mondo succedono davvero cose sorprendenti. Shadow si è guadagnato la fiducia di tutti portando a termine missioni perigliose. Il comportamento è uno specchio in cui ognuno rivela la propria immagine. Non potrei essere più d'accordo. Non ha bisogno di spiegarci le sue intenzioni, ce le dimostra con le sue azioni. Per questo motivo non ha rilevanza chi sia Shadow davvero. Per noi sarà sempre un membro della squadra di ricerca e un alleato del villaggio Giubilo. Alzarsi presto non è così male. Pur svegliandoti al sorgere del sole dubito tu abbia chissà cosa da fare. E invece ti sbagli, chi dorme non piglia Magikarp e comunque Sorwan mi ha mandato a chiamare. Beh, lo stesso vale per me, per di più ho fatto molta strada per venire qui, mi sono sicuramente svegliata prima di te. Certo che sei pesante già di primo mattino, non serve far scenate su chi si è svegliato prima. Beh, vieni anche tu, no? Anche se sappiamo già entrambi di che si tratta. Inoltre la sede è proprio qui accanto, non c'è molta strada da fare. Finora hai placato ben 4 Pokémon regali. Quando è arrivata la notizia della collera dei Pokémon regali in tutta Isui mi sono preoccupata. Non riuscivo a immaginare come avremmo potuto risolvere questo problema. Chi si aspettava che uno straniero sarebbe caduto dal cielo per salvarci tutti? Non divaghiamo, resta un ultimo Pokémon da placare. Si tratta di Avalug, su ghiacci candidi. Stando a quanto riferisce Perula, è il più temibile tra i Pokémon regali. Ti ordino quindi di andare a placare Avalug, l'ultimo re ancora in collera. Forse ciò sortirà qualche tipo di effetto sullo squarcio spazio-temporale. Ovviamente avrai l'aiuto del team Perla, ma anche il team Diamante si unirà al team Galassia per darti manforte. Insieme garantiremo un futuro radioso a Isui.
Ci vediamo nelle fredde terre dei ghiacci candidi, allora. Il dormiente re delle nevi. Per quanto tu sia in grado di placare questi Pokémon in preda alla collera, resti uno straniero caduto dal cielo. Ci sarà sempre chi diffiderà di te, tuttavia puoi conquistare la fiducia dei più. E per farlo non hai altra scelta che dimostrare la tua onestà di intenti. Abra, butta questo Wurmple fuori di qui con teletrasporto. Per questa spedizione dovrà esplorare i ghiacci candidi, con il suo clima estremo e il luogo più inospitale dell'intera Isui. Non esagero se dico che tu sei l'unico a cui possiamo affidare la spedizione sui ghiacci candidi. Ecco cosa mi aspetto da te, porta a termine la missione. Va bene. Mamma mia, queste scene di dialoghi troppo lunghe, troppo lunghe, troppo lunghe. Ne finisce uno, ne incomincia un altro. Non si arriva mai al dunque, l'ho già detto un sacco di volte, per carità, ripeto, interessanti alcuni, eccetera. Ma alle volte vorrei solamente che finissero e basta. Comunque, per questo episodio è tutto, un po' lunghetto, ma almeno abbiamo completato anche Electrode. Ci vediamo nel prossimo con l'ultimo Pokémon regale. L'ultimo episodio? Non credo. Di sicuro non l'ultimo video. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link che trovate qui messo ce li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.